due istituzioni storicamente rilevanti della città, ognuna delle quali rappresenta una faccia simbolica molto forte dell'identità di questa città, trovano un momento di unione, un momento significativo, un momento anche particolare per la città, nell'anno, sotto le feste di Natale. E questo è molto forte, è un'esperienza per me molto forte, molto emozionante anche stare qua, perché così come tutti noi abbiamo avuto almeno un congiunto che ha lavorato all'acciaieria, è anche altrettanto vero che quasi tutte le famiglie di Terni hanno avuto un congiunto, un parente, un nonno, uno zio iscritto all'Istituto Bricialdi, che dal 1875 è rinnovato e rifondato come civiche scuole della città di Terni, hanno rappresentato un polo culturale importantissimo. È anche importante mettere in evidenza come è possibile, proprio da questa unione di una grande azienda e di un grande polo culturale, realizzare delle prassi virtuose, per cui ci si dà la mano in un momento importante per la città, per la comunità cittadina, in cui tutti abbiamo bisogno di tutti. E credo che questo concerto di questa sera, di questa concomitanza, abbia una carica simbolica per tutti noi cittadini ternani molto 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 forte. Una ultima riflessione mi viene da musicista, perché può sembrare bizzarro che una scuola di musica entri in un'acciaieria così, anche se è vero che ci sono stati esempi in passato molto autorevoli, ma a Terni c'è una particolarità che abbiamo solo a Terni, perché quest'anno l'Istituto Bricialdi ricorda il suo grande concittadino Giulio Bricialdi, ma che oltre ad essere stato un grandissimo flautista è stato un costruttore di flauti. Giulio Bricialdi ha costruito, ha brevettato ben 6 flauti nuovi, e questo a sottolineare come anche in Giulio Bricialdi quel gene alla creatività, all'abilità manuale che caratterizza la nostra gente, bene, rimane, affiora. L'acciaieria è un luogo privilegiato in cui questa attitudine al fare, questa attitudine alla creatività, questa attitudine al costruire si manifesta. Anche in un ambiente apparentemente lontano questa attitudine è emersa, e Giulio Bricialdi ne ha incarnato sicuramente un aspetto. Per cui tutti questi fattori fanno di questo incontro, che peraltro è stato faticosissimo a realizzare, era stato proposto anni fa e soltanto quest'anno ha trovato compimento con il contributo di tutti, mi sembra che rappresenti veramente un momento molto forte di riflessione e soprattutto di comunione fra tutti noi. Grazie.